Questo schema è uno degli schemi cardine dei miei corsi sul diritto d'autore. L'ho intitolato Copyright uguale Closed by Default, perché ci dimostra che il sistema del copyright, la tutela del copyright, è un closed by default, ovvero dobbiamo considerare che tutto è tutelato tranne ciò che per qualche eccezione o per qualche caso di libero utilizzo è non tutelato. Lo so che può essere disorientante, perché la leggenda metropolitana diffusa su internet è che tutto ciò che è su internet può essere utilizzato liberamente, ma in realtà la situazione dal punto di vista giuridico è un po' diversa. E infatti la regola è che tutto sia tutelato, tutto ciò che è creativo, che viene creato da qualcuno, è automaticamente tutelato dal copyright, salvo poi arrivare alla scadenza dei termini previsti dalla legge, perché i diritti d'autore per fortuna non sono eterni. Ad esempio, nel caso dei diritti d'autore classici, sono 70 anni dalla morte dell'autore. Scaduti questi termini, l'opera diventa di pubblico dominio, quindi in quel momento l'opera è libera, di libero utilizzo per tutti, senza dover chiedere il permesso a nessuno. Però prima di arrivare al pubblico dominio, se vogliamo utilizzarla liberamente, dobbiamo far leva su una delle eccezioni che spiego nella parte blu dello schema. E quindi la regola è tutto sotto copyright, salvo arrivare al momento del pubblico dominio. In tutti gli altri casi dobbiamo vedere se c'è un caso di libero utilizzo, e il libero utilizzo può essere stabilito o dalla legge, e nella legge italiana sono gli articoli della legge 633 del 1941, gli articoli dal numero 65 e seguenti, che creano appunto tutte delle situazioni, dei casi in cui il diritto d'autore si fa da parte o quantomeno va in secondo piano rispetto ad altre esigenze più importanti da tutelare, oppure il libero utilizzo può avere le sue radici, il suo fondamento nella scelta dell'autore, cioè nella scelta dell'autore o di altro titolare dei diritti, cioè il titolare dei diritti decide di rilasciare la sua opera in un regime più libero e lo fa attraverso delle licenze open, o utilizzato come simbolo il logo di Creative Commons, CC, appunto per indicare il fenomeno delle licenze open, dell'open licensing. Quindi in tutti gli altri casi in cui o non ricado in un caso di libero utilizzo stabilito dalla legge, libera utilizzazione stabilita dalla legge, o in un caso di opera rilasciata sotto licenza open, io devo per prudenza astenermi da fare utilizzi dell'opera che non sono strettamente autorizzati, e quindi ricado nella regola del copyright.